A 2500 metri d'altitudine l'aria è limpida, pulita, chiara. Sotto un cielo luminoso, Asmara sfuma in delicate pennellate d'acquarello, verso l'orizzonte chiuso da nubi vaporose. È la città dei colori e degli ampi viali alberati di palme, colonne verdi che ombreggiano i marciapiedi. È senza dubbio una delle capitali più pulite, sicure e affascinanti d'Africa. Siedono al bar e lasciano che il tempo scorra lentamente in un clima di perenne primavera. Ed è piacevole conversare, riscaldandosi sotto un tiepido sole. Visitare Asmara sembra di percorrere il set di un vecchio film italiano. È la città dei ricordi. La presenza italiana si ritrova ovunque, nella tondeggiante architettura dei palazzi, nell'ufficio postale, nella casa del fascio degli anni 30, nella torre della fabbrica del tabacco in stile Art Deco. Una presenza evidenziata dalle fantasiose insegne e dagli stravaganti nomi di negozi che ricordano tempi lontani. Memorie di un passato che riemergono anche nelle insegne dei caffè, molto frequentati ieri come oggi, con il manichino Naif che invita i clienti ad entrare. In città ci sono anche ville imponenti, come Villa Roma, ora trasformata in albergo. Lussuose ville come questa sono l'espressione dei miliardari italiani degli anni 20 che si trasferivano in Africa nelle nostre colonie. Costruzioni che hanno sfidato il tempo, come l'Albergo Italia, recentemente restaurato. Conserva nell'arredamento il sapore di altre epoche. E gli stucchi, con i volti grotteschi, sembrano esorcizzare l'albergo e renderlo sicuro e accogliente. Edifici storici, come il Cinema Impero, che risale al 1938, o il Cinema Roma, non hanno subito sostanziali modifiche. Gli interni sono in autentico stile Art Deco. Ci troviamo nell'interno del Cinema Roma. Alcuni elementi caratteristici del suo arredamento sono rimasti inalterati, come il banco per la vendita dei biglietti e l'ingresso alla sala di proiezione. Curioso è anche l'enorme apparecchio di proiezione, sicuramente risalente a quell'epoca. C'è il bar, ancora oggi molto frequentato, dove una giovane si muove disinvolta tra l'immutato arredamento. Si sono conservate anche le caricature di staglio e olio per divertire gli avventori, mossi a scatti da una meccanica semplice. Sui muri il fascino delle foto in bianco e nero di attori di altri tempi e le locandine a colori di film ormai storici. Ci viene incontro la concessionaria Fiat. Ad Asmara gli architetti italiani hanno dato sfogo alla loro creatività. La F lunga del vecchio logo ci riporta ai primi decenni del Novecento. Qui ad Asmara si realizzavano delle costruzioni in stile particolare non accettate in Italia. Questa è una costruzione che vuole rappresentare un aeroplano. Si vede la cabina di pilotaggio, l'impennaggio di coda e le due ali. Terminato il lavoro, l'architetto, in piedi su un'ala, minacciò di suicidarsi con la pistola se la costruzione fosse crollata. Il temuto crollo non avvenne e le ali sono giunte fino a noi sfidando la legge di gravità. Asmara è la città dei numerosi edifici religiosi. C'è la cattedrale copta, Enda Mariam. Il geometrico disegno rispecchia le tendenze architettoniche dell'epoca. Qui a lato della chiesa copta ci sono queste pietre. Hanno una funzione particolare. Servono da campane. In effetti emettono suoni differenti nei vari punti in cui vengono percosse. Ecco la cattedrale cattolica, il più imponente edificio religioso nel cuore della città. Gli austeri elementi architettonici sfilano davanti a noi. Ci troviamo in Arnett Avenue, la principale via di Asmara. Alle mie spalle
c'è la cattedrale cattolica, è stata consacrata nel 1923 ed è un esempio molto bello di stile romanico-lombardo, forse il migliore al di fuori d'Italia. Marmi di Carrara impreziosiscono l'altare, il pulpito è di pregiato noce italiano. C'è anche il ricordo dei benefattori incisi sul marmo, nomi di personaggi di un nostro difficile passato. Come in tutte le cattedrali del mondo, anche qui vengono celebrati matrimoni importanti. La partecipazione di amici e parenti è numerosa e corale, l'atmosfera è allegra e spensierata. Asmara, una città di 500.000 abitanti, con un traffico ridotto e l'aria pulita. Una città a misura d'uomo, dove è ancora piacevole vivere.